trasformazioni urbanistiche che riflettono avvenimenti storici ed equilibri politici antichi e recenti, dall'alba del XVI secolo alla nascita dello Stato della Città del Vaticano fino ai giorni nostri. L'architettura è memoria collettiva e come tale va interpretata e custodita. Tutto ciò emerge con chiarezza dalle pagine del volume Palazzo dei Convertendi, Storia e Restauro 1500-2014, di recente pubblicazione. I 22 capitoli di questo libro penetrano nel primitivo tessuto urbano dell'attuale Rione Borgo per ripercorrere le vicende di un edificio oggi completamente restaurato che, inglobando la casa che fu di Raffaello fino alla morte, ospitò dal 1715 migliaia di persone desiderose di tornare in seno alla Chiesa di Roma. Distrutto negli anni 30 del Novecento, in seguito alla demolizione della cosiddetta Spina di Borgo, un isolato del quartiere, Palazzo dei Convertendi fu riedificato poco tempo dopo sulla strada simbolo dei Patti Lateranensi, come ci ricorda il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. L'argomento di cui il libro tratta, cioè il restauro ultimo che è stato condotto dall'APSA, l'ufficio che governa il patrimonio immobile della Chiesa, come tutti sanno, è anche l'occasione, questo libro, edito da Cangemi, per parlare di quello che è accaduto a Roma negli anni del fascismo, quando si abbatte una parte intera della città, si apre Via della Conciliazione, quindi c'è tutto un argomento politico, storico, che si sovrappone al fatto urbanistico vero e proprio. Quindi è un libro di 200 pagine che si legge d'un fiato perché parla di architettura, parla di storia, ma parla anche di politica, la politica del Novecento, sotto un grande papa come Pio XI Ratti, il papa del concordato con Mussolini. È all'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, che si deve il recente restauro delle facciate di Palazzo dei Convertendi. Il volume ne ripercorre le fasi. La definizione dell'intervento e lo studio dei materiali da impiegare hanno trovato in un'attenta analisi delle vicende legate alla distruzione e alla riedificazione dell'edificio conferme e indicazioni sulle procedure da adottare. Con noi la direttrice artistica del restauro, l'architetto Maria Mari. Abbiamo potuto avere il privilegio non solo di salire sul cantiere, ma anche di vedere degli archivi, devo essere sincera, per noi sconosciuti. E considerando che è un edificio, quello che è alla Conciliazione, piuttosto recente per noi, degli anni 30 dello scorso secolo, e proprio andando nella ricerca minuziosa, grazie anche a tutti i miei colleghi, a questo lavoro corale che abbiamo fatto, che si è riusciti a rintracciare non solo la storia del palazzo, quindi del bene architettonico, ma la storia proprio ambientale, le dico di più, anche la storia umana. Perché abbiamo ritrovato della documentazione nei nostri archivi storici, quello della nostra amministrazione del patrimonio, o in archivi di alcune congregazioni, in cui ci hanno raccontato proprio degli uomini che nel 1936 hanno cominciato a demolire il vecchio Palazzo dei Convertendi, che aveva una storia importante, quella a cui noi siamo da sempre abituati negli edifici storici, e ci hanno riconsegnato il nuovo palazzo a Via della Conciliazione. E la resa, la restituzione, la lettura dei materiali e tutto è stata possibile solo comparando l'aspetto umano.